Signori, giù il cappello davanti a questo Crotone. I pitagorici continuano a vincere e a confezionare partite di grandi contenuti. Oggi contro la Virtus Lanciano è arrivata la quinta vittoria consecutiva maturata al termine di una gara emozionante, ricchissima di rete vietate ai deboli di cuore. Partono forte i rossoblù del presidente Gualtieri, che sbloccano al 12° con Paponetti. Potrebbe arrivare anche il raddoppio, ma è la Virtus Lanciano che in 3 minuti da prima pareggia con Morante su rigore e poi sempre con l'attaccante Frentano passa in vantaggio. Passano 3 minuti, al 42° il Crotone perviene al pareggio con Pacciardi. Nella ripresa Morleo e Paponetti al 13° e al 20° minuto portano il punteggio sul 4-2 per il Crotone. Partita finita, ma che una Virtus Lanciano tenace e mai arrendevole accorcia le distanze al 30° con Volic. A 4 minuti dal termine Caetano a siglare la quinta rete crotonese. Andiamo a leggere adesso i numeri del match. Ha arbitrato il signor Bagalini di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Signorello di Napoli e Surano di Nocera Inferiore. Si è giocato in un pomeriggio mite, la temperatura gradevole sui 20 gradi, il terreno di gioco allentato per le recenti e abbondanti piogge degli ultimi giorni. Le sostituzioni sono state per il Crotone Aurelio, Figliomeni e Caetano, entrati rispettivamente al posto di Petrilli, Spinalle e Paponetti. Per la Virtus Lanciano sono entrati in campo Erba, Colussi e Pagliarini al posto di Romano, Margarita e Cosso. Lunghissimo l'elenco degli ammoniti per la formazione abruzzese. Sono stati ammoniti El Camic, Bolic, Romano, Erba, Morante ed è stato espulso l'ungherese Bognar per doppia ammonizione. Per il Crotone è stato ammonito Galeotto. Per quanto riguarda i calci d'angolo, 3 sono stati quelli in favore della formazione dell'allenatore Di Francesco. Gli angoli battuti dal Crotone sono stati 5. Ben 10 tiri in porta per il Crotone, 9 sono stati invece i tiri in porta della Virtus Lanciano. I fuorigioco applicati 3 da Lanciano, 1 per il Crotone. Dunque continua il momento d'oro per i pitagorici. Capolista solitario il Crotone adesso con 24 punti. Grazie anche alla sconfitta dell'Arezzo sul campo del Real Marcenise. Complimenti anche alla Virtus Lanciano che, seppur in 10 uomini nel corso della ripresa, ha dato vita ad una bella prestazione, ma oggi il Crotone visto all'opera era veramente di un'altra categoria.